Salve a tutti, in questa video recensione ci occupiamo di un attrezzo della Bosch, precisamente il pialletto PHO2082, questo che vedete qui, che è un attrezzo della linea consumer della Bosch, cioè questo sta a significare che il suo impiego è prevalentemente di tipo amatoriale o hobbistico. Se avete bisogno di un pialletto per grosse moli di lavoro, per un lavoro molto continuativo nel tempo, questo pialletto non fa per voi. Bene, comunque questo non significa che sia un apparecchio di cattiva qualità, anzi tutt'altro. Potete notare le plastiche, la qualità della plastica è molto buona. Ed anche la potenza non è affatto male. Il pialletto ha come potenza nominale 680 watt per una potenza di esercizio, cioè per un reale effettivo uso di potenza di 320 watt. Bene, detto questo, andiamo a vedere più nello specifico il pialletto. Naturalmente è un attrezzo molto semplice, come potete vedere. Vi faccio subito notare, ecco, questo qui abbiamo la lama sostituibile. Qui, come vedete, questa soletta ha tre scanalature di diverse dimensioni. Queste scanalature servono per poter smussare i vari angoli, quindi sì, queste scanalature a V si pone l'attrezzo diciamo lungo lo spigolo che si intende smussare e quindi si pialla. Come altre caratteristiche vediamo la fuoriuscita dei truceli. Questo può essere reversibile sia di qui che dall'altro lato semplicemente girando questa levetta. Il diametro della fuoriuscita è di 35 mm, per cui può essere utilizzato un normale aspirapolvere collegando il tubo per evitare di disperdere i trucioli nell'ambiente. Come altre caratteristiche vediamo qui la manopola che consente di determinare l'altezza, la profondità del taglio e vedete che si va da 0 a 2 mm con step di 0,5. Ulteriori caratteristiche sono date da questo piccolo appoggio, serve appunto per appoggiare il pialletto in una maniera sicura una volta che si è finito di lavorare. Naturalmente quando si sta a lavorare automaticamente diciamo, come vedete, si solleva e quindi non intralcia il lavoro. Altre caratteristiche sono il numero dei giri, per esempio sono 19.500 giri a vuoto per minuto e poi abbiamo il funzionamento. Per poterlo mettere in funzione è necessario prima schiacciare l'interruttore di sicurezza, che è questo qui rotondo che vedete, e poi contemporaneamente premendo la leva di azionamento dell'interruttore, lavorare. Rilasciato, torna tutto normale. Bene, è un pialletto sicuramente di fascia economica, però compie molto bene il suo lavoro e ora ve lo andrò a dimostrare. Bene, allora siamo pronti per mostrare il funzionamento del pialletto, giusto una dimostrazione per farvi vedere la capacità di questo attrezzo. Normalmente per prima cosa andremo a indossare le varie protezioni necessarie, tipo appunto gli occhiali, i guanti e la mascherina per non respirare le polveri fini che si produrranno durante il lavoro. Abbiamo collegato il tutto, vediamo l'accensione. E come vedete abbiamo piallato perfettamente il nostro pezzo di legno. Vedete, un buon risultato. Normalmente ho preso un pezzo di legno
un martire, diciamo, inutilizzabile, non serve a niente, però giusto per farvi vedere la qualità del lavoro, che è piuttosto buona. Questa video recensione è tutto e vi do appuntamento alla prossima.